conviene. Manifestazione sulle foibe, ricordare quello che è avvenuto è importante per la condivisione di tutti. Quando invece si arriva in qualcosa che risulta divisivo per la memoria condivisa, allora vuol dire che c'è ancora molta strada da fare. Lasciateci in pace, smettetela con queste futili polemiche, lasciateci commemorare tutti quei morti che avete lasciato senza memoria. Certi attacchi oramai sono anacronistici. Alla vigilia della commemorazione delle vittime delle foibe, domani pomeriggio in una città blindata, la tensione tra continuità ideale e partigiani rimane alta. Loris Zamperoni, presidente dell'associazione di destra che si ispira ai valori repubblichini, non la manda a dire al presidente dell'ANPI, Giuliano Vernier, che ha minacciato denunce nei confronti di chi oserà sfilare con simboli apertamente riferiti al fascismo. Mi piacerebbe andare sotto processo, così almeno possiamo tenere fuori tutti gli altarini dell'ANPI e tutti i crimini che hanno fatto nel dopoguerra. Non vedo tutte queste polemiche ogni volta che noi dobbiamo fare, anche perché la nostra è un'associazione legalmente costituita, quindi che vadano pure a denunciarci, che facciano quello che vogliono e noi ci difenderemo, non c'è nessun problema. Corteo alle 16.30 da Piazza Borsa a Piazza Pola, dove sarà deposta una corona. Commemorazione del giorno del ricordo, anticipata dalla sollevazione dei consiglieri del PD contro il simbolo stesso dell'associazione, l'aquila romana con il fascio tra gli artigli, che compariva in calcio all'invito. Non è un fascio litorio, ma un fascio repubblicano. Comunque anche i loro padroni, i Yankee, usano il fascio. Ci sono tanti stati che lo usano, perché il fascio, loro non sanno neanche cos'è il simbolo del fascio. Il fascio vuol dire unione, invece loro solo per la disunione. Basta vedere quanto odio stanno seminando ancora a distanza di 70 anni. Voi vi aspettate comunque domani una celebrazione pacifica? Sì, perché noi non abbiamo intento di fare niente di scontri con nessuno. Circa 1500 famiglie a rischio, questi sono i dati del sindacato dell'Unione Inquilini nel Veneziano. Se contiamo i numeri abbiamo quasi 200 da una parte e quasi 300 dall'altra e almeno un migliaio che a causa dell'assurdo limite di 20.000 dell'ISEE ERP nuovo previsto dalla legge regionale perderanno comunque anche loro il diritto ed è una botta tremenda. I numeri sono persone, o meglio famiglie, rischiano di restare senza casa per via della nuova legge regionale varata nei mesi scorsi. Così secondo previsione del sindacato dell'Unione Inquilini del Veneziano, legge che ha abbassato l'indicatore della situazione economica, il famoso ISEE. Siamo passati ad una legge regionale precedente dove si arrivava a 107.000 euro di reddito, quindi i ricchi stavano nelle case popolari e adesso siamo ai 20.000 e quindi un nucleo normale non rientra più e il nucleo normale, parlo di un monoreddito a 1.200 con magari però il figlio a carico e quindi insomma è un'assurdità questa cosa. Situazione gravissima per il sindacato, cui va ad aggiungersi anche quella delle famiglie con contratto 4+4 che a causa della crisi sono precipitate in fascia sociale e quindi non sono più in grado di pagare l'affitto. E questi sono nel limbo perché il contratto non può essere rinnovato perché ovviamente se io prendo 600 euro di pensione e ho 500 di affitto, la legge mi proibisce, non è un affitto iniquo. E viceversa però non hanno diritto alla immediata assegnazione della fascia ERP. E questo è un altro problema. Situazione che il sindacato auspica di risanare al più presto con un tavolo tecnico anche con il nuovo presidente dell'edilizia residenziale della provincia. Finalmente con la nomina di Raffaele Speranzon noi abbiamo un interlocutore con cui c'è un rapporto pregresso di lunga collaborazione e Speranzon ha veramente un ruolo chiave in questa svolta dell'edilizia residenziale pubblica a cavallo della nuova legge. Silvia Marzaro e i genitori che lei ha ucciso ad Asiago saranno sepolti assieme.
È arrivato il nulla osta per i funerali della famiglia Marzaro, il caso dell'omicidio-suicidio è avvenuto nei giorni scorsi che ha destato molto sconforto e clamore ad Asiago, dove è avvenuta la tragedia, e in contemporanea a Milano, città d'origine della famiglia, dove pare si terranno i funerali di Italo Marzaro e della moglie Ubaldina Volpato, insieme a quelli della figlia Silvia di 43 anni, che dopo aver soffocato a morte i genitori si è tolta a sua volta la vita. Un dramma sembra nato dalla solitudine in cui viveva la famiglia con la figlia senza un lavoro che già in precedenza aveva tentato più volte di farla finita. L'ultimo saluto potrebbe dunque essere ospitato nel Duomo di San Michele Arcangelo a Milano, ma al momento non è ancora certo. La data presunta potrebbe essere intorno alla metà della prossima settimana, con intanto l'invito del parroco Don Artemio Favaro a non giudicare quanto accaduto. Il comitato No Tram non molla, anche se tutto il resto della città vuole il tram comunque. Impossibile ormai fermare il progetto. Il comitato No Rotaie lo considera vecchio ed abbandonare perché la rotaia comporta lavori che cambiano il volto alle strade, ma dato che il ministero ha confermato finanziamenti e tipo di veicolo, il comitato rimescola le carte e propone un nuovo percorso. Visto che comunque non si può togliere questa benedetta rotaia, fermo restando che siamo sempre contrari, spostare invece questo tragitto del tram, se proprio bisogna farlo, dalla stazione a Padova Est. Niente Volta Barozzo, niente via Facciolati, niente Parco Iris, molto meglio 12 fermate tra la stazione e l'ospedale nuovo a Padova Est. Toccando i punti della fiera, del nuovo centro congressi, della nuova questura, dell'università, dei 5 hotel super lusso che potrebbero portare del turismo, del Palasport Chioene, per ultimo l'ospedale, passando anche, toccando in parte anche la ZIP, facendo un piccolo baffo ma non starà a noi progettarlo, e Padova Est per tutta quella massa di persone che raggiunge Padova per lavoro. Ora per questa proposta serve il sostegno della politica. Il comitato ha studiato carte e leggi. Finché il percorso non è definito, secondo questi cittadini c'è il tempo per spostare il progetto. Il Movimento 5 Stelle, area di appartenenza del ministro Toninelli, che ha dato il via libera definitivo nei giorni scorsi, lascia capire che i margini di trattativa per questo nuovo percorso ci sono tutti. Un quadrante della città che vede circa 40.000 utenti al giorno che lavorano, che viaggiano, e se proprio il tram deve essere fatto con la massima urgenza, deve essere quello il quadrante della città in cui l'amministrazione deve investire. Probabilmente i fondi arriveranno sicuramente, però si tratta ancora adesso di delineare dove e quando, quindi noi riteniamo del 5 Stelle che sia fondamentale operare all'interno in un quadrante che serva per la città. Ora lo sforzo del Comitato e del Movimento 5 Stelle sarà quello di convincere attraverso il Consiglio Comunale l'amministrazione a scegliere questo nuovo percorso con una corsia preferenziale protetta, senza semafori e un numero potenziale di passeggeri ben superiore ai 2.500 l'ora. Dopo la pausa vi parliamo di qualcosa di archeologicamente veramente interessante, ovvero i cippi di confine degli antichi Veneti prima dei Romani.